proclamare il lutto cittadino lunedì prossimo in tutte le città italiane per le stragi terroristiche di ieri sera a Parigi, in segno di vicinanza al popolo francese. È la proposta del sindaco di Catania Enzo Bianco ai sindaci delle altre città italiane in qualità di presidente del Consiglio dell'ANCI, Associazione Nazionale Comuni d'Italia. Bandiere di Francia e Italia listate di nero ed esposte da oggi e per qualche giorno in municipio a Catania, dove lunedì sarà comunque lutto cittadino. Un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza è stato convocato per questa mattina dal prefetto di Catania Maria Guia Federico sul drammatico attacco terroristico di ieri sera a Parigi. La notte scorsa nel capoluogo etneo sono scattati sistemi di allerta con il potenziamento dei servizi di sicurezza. Il questore Marcello Cardona ha disposto la presenza di un funzionario in sala operativa e sono stati innalzati i controlli nelle zone potenzialmente sensibili, in particolare nel settore dei trasporti, aeroporto, porto e stazioni, controlli potenziati anche in strada da parte di carabinieri e guardia di finanza. Non può essere che definito criminale chi fa una strage come quella di ieri sera a Parigi, gente con una visione distorta della fede, a dirlo questa mattina ancora sotto shock l'imam della moschea di Catania. Gente che con noi veri musulmani non c'entra nulla, ma che anzi ci arreca un grosso danno. Bisogna insistere sul dialogo e sull'integrazione. La comunità islamica di Sicilia esprime anche la sua piena solidarietà con la Francia, col popolo francese, col governo francese, dopo questi atti criminali, terroristici, che ci fanno riflettere del luogo, i luoghi dove sono stati, il momento, i posti già sono veramente posti strategiche che ci mettono tante domande quando si fa un attentato vicino allo stadio dove c'è il capo dello Stato francese dentro lo stadio. Questo è un atto grave, secondo me un fallimento anche delle misure di sicurezza, e bisogna affrontare il fenomeno del terrorismo con politiche di, secondo me, di dialogo, di integrazione. Uno scempio ambientale, un'idea di sviluppo assolutamente sbagliata e fallimentare. Una speculazione edilizia in favore di Mario Ciancio Sanfilippo, che ha acquistato i terreni quando avevano una destinazione agricola e dopo l'approvazione della variante se li ritrova edificabili. E la posizione del comitato Nopua, che si batte da anni contro il piano urbanistico attuativo Catania Sud, quello cioè che riguarda la mega opera di riqualificazione della playa, che dopo la pubblicazione su alcuni organi di stampa di alcune intercettazioni tra l'editore catanese e l'attuale sindaco di Catania Enzo Bianco 2 mesi prima della sua elezione, chiede adesso maggiore chiarezza. La notizia che la società Stella Polare ha avuto tra i soci fondatori 2 persone vicine alle famiglie mafiose dei Laudani e degli Ercolano e quella sulla telefonata intercorsa tra il sindaco Enzo Bianco e Mario Ciancio proprio sull'approvazione del PUA dicono aprono, se confermate, uno scempio inquietante e sconvolgente sugli interessi che stanno dietro alla realizzazione del piano urbanistico attuativo e che vedono coinvolti imprenditoria, mafia e politica ai massimi livelli. Questa mattina in Piazza Duomo una conferenza stampa per spiegare alla città le prossime iniziative. Allora, innanzitutto noi non abbiamo convocato questa conferenza stampa perché per le intercettazioni tra Bianco e Mario Ciancio. Noi abbiamo convocato questa conferenza stampa per dire che il PUA è mafia. Dietro l'approvazione del PUA ci sono tantissimi atti che portano a dire chiaramente che dietro il PUA c'è la mafia. D'altronde, il principale proprietario dei terreni del PUA, che sono stati acquistati, l'ho detto, proprio quando il patto territoriale, che poi doveva proseguire col PUA, è stato messo in campo, quindi dal 96 al 2001, è indagato per mafia. E quindi questo dimostra benissimo che dietro il PUA c'è la mafia. Sulla telefonata tra Ciancio e Bianco c'è pochissimo da dire, basta leggerla. Chiunque legge quella telefonata si rende conto che in quella telefonata Bianco ha un desiderio spasmodico
di accreditarsi con Mario Ciancio come un suo fedele servitore, e dall'altra parte ha l'interesse di sapere e di avere la sicurezza che Mario Ciancio gli faccia il servizio per l'apertura della campagna elettorale. Non penso che ci sia altro da dire. Io non so se poi questo è questa telefonata può essere motivo di intervento della magistratura, questo lo stabilisce la magistratura. Dal punto di vista politico però, e da parte dei cittadini, questa telefonata dimostra chiaramente che il sindaco sta facendo gli interessi di un privato e suoi personali, non dei cittadini, quindi deve dimettersi. No, allora Bianco sa benissimo che quando nasce il PUA, la zona in cui deve continuare, quando nasce il patto territoriale, la zona in cui deve continuare, quella che poi noi chiamiamo piano urbanistico attuativo Catania Sud, è una zona che è pre-oasi del Simeto, e Bianco non può non saperlo, e che si fa un apposito provvedimento regionale per restringere l'oasi del Simeto e fare in modo che i terreni di Mario Ciancio non siano più pre-oasi, dove non si poteva chiaramente né costruire né fare niente, e diventino invece terreni edificabili. È finita nel sangue una rapina ieri pomeriggio all'Eurospin di Riposto. A rimanere ferito uno dei rapinatori, raggiunto nel parcheggio da almeno due proiettili, uno alla spalla e un altro al gluteo, esplosi da un poliziotto libero dal servizio che si trovava all'interno del supermercato. Il ferito, un 18enne di origini tunisine, trasportato all'ospedale di Acireale, non sarebbe in pericolo di vita. Il complice, che era riuscito a dileguarsi, è stato invece catturato dopo alcune ore dai carabinieri. Le ricerche si erano concentrate nelle campagne vicine al carcere di Giarre. Sorpresi all'alba in via Zialisa a bordo di un'autovettura Nissan Micra mentre spingevano un furgone Fiat Ducato condotto da un altro soggetto. Questa mattina agenti delle volanti hanno arrestato i pregiudicati catanesi Umberto Ferro, classe 93, Riccardo Giustolisi, classe 92, per furto aggravato in concorso, ricettazione, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il ragazzo, alla guida del furgone, alla vista della pattuglia, si è dato subito alla fuga riuscendo a dileguarsi per le vie limitrofe, mentre i due occupanti della Nissan, dopo un rocambolesco inseguimento, sono stati bloccati, arrestati e poi sottoposti a giudizio per direttissimo. Da accertamenti, entrambi i mezzi sono risultati di provenienza furtiva. Bloccato da una pattuglia della polizia all'interno dell'istituto scolastico Italo Calvino di via Riccardo Quartararo, mentre stava per appropriarsi dei computer posti nei locali della segreteria. Nel pomeriggio di ieri agenti delle volanti hanno arrestato il pluripregiudicato catanese Giuseppe Dignoti, 29 anni, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per tentato furto aggravato. È stato rinchiuso in camera di sicurezza in attesa del giudizio per direttissima. Un dipendente del comune di Catania è indagato dall'autorità giudiziaria per peculato perché sembra abbia concesso l'utilizzo di locali del comune a privati. Il sindaco Enzo Bianco ha immediatamente avviato le azioni necessarie a perseguire questa condotta. È stato così disposto il trasferimento ad altro ufficio del dipendente e l'avvio della procedura disciplinare che in casi come questo può avere come conseguenza anche il licenziamento. Durante l'attuale sindacatura Bianco, il comune, si legge in una nota dell'amministrazione comunale, è già intervenuto in varie occasioni contro la condotta illecita di alcuni dipendenti a partire dal licenziamento del direttore dell'ecologia l'anno scorso e dalla costituzione di parte civile contro gli ex sorveglianti del settore nettezza urbana finiti sotto processo.